Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale. E ho fatto passare veramente tanto tempo dal quarto al quinto episodio e mi pento e mi dolgo di ciò, giuro, giuro. Siamo qua per il sesto appuntamento con Assassin's Creed Valhalla. Siamo ormai nel pieno della storia, siamo ormai a lottare per conquistarci tutta l'ambaradan che c'è in Inghilterra, nel Leather Chestershire. E nell'ultimo episodio, vi invito ad andarlo a vedere perché insomma è un episodio abbastanza importante. Abbiamo conquistato Tamworth. E appunto Tamworth è esattamente questa qua. Avevo lasciato sbloccando il punto di osservazione e da qua ricomincio. Allora qua ci sono però delle cose da raccogliere e almeno queste quattro le voglio raccogliere prima di fare la prossima missione. Cioè perdonatemi, questa sta qui. Oh, ci ho trovato la chiave. Eccola la chiave ragazzi. Oh, l'istinto di sopravvivenza è qualcosa veramente di utilissimo. Sta dentro quella casa lì. Immagino basti fare questo. Esatto. Più o meno. Grazie. Oh, ci siamo. Il tesoretto sta qua dentro. Sicuramente del carbone. Vabbè, un cuoio, materiale di ferro, insomma. È un pochino di roba. Ok, ragazzi, andiamo qua. Però di sera è veramente un bel villaggetto, eh. Cioè, è veramente fantastico. Anche la colorazione. Sta sopra la torre. Chiaro. Non esattamente sopra la torre, ma qua dentro. Chiaro. Che sarà mai? Argento scorte. Adesso è il turno di questo. Appena fuori dalla fortezza. Esattamente qua dentro, ragazzi. Ed è questo forzierino qua. Adesso questo. Sulla roccaforte. Questo forziere. Adesso, signori, è il momento di andare verso questa missione. Prima però una... fermarsi qui potrebbe essere utile. Oh, ma che bella colorazione, signori. Esattamente qui. Zona maledetta trova a distruggere la fonte del male. Basta che non perda vita. Sta 15 metri sopra. Oh, questa è la cosa del male. Questa è la cosa del male. Simbolo maledetto del Leather Chestershire. Ok, testa alla missione. Eccolo qua, il nostro Sigurd. Andremo solo noi due ad incontrare Tona. Come? Solo noi due? Ma... la verità è che sarebbe difficile impedire ad Ivar di spaccarle la testa. Eh beh, Ivar, come gli metti qualcuno che gli sta sulle balle davanti, è finito. Ok, andiamocene da soli. A quanto ho capito, Tona smania per due cose. Argento sonante e sesso sfrenato. Beh, perché dovevo ammazzarla allora per questo? Minchia, cioè, mi dispiace per la gente che va con una come Tonna. Minchia, come brutta, oh. Ok, body shaming, però. Dov'è Burgred? Ecco che cosa vorresti sapere. E cosa ti fa pensare che io abbia la risposta? Che magari te lo sei fatto. Voglio sapere ciò che sai. Cosa vuoi in cambio? Il cazzo. Mi servirebbe un'altra mucca. Potresti offrirmela tu. C'è già tua madre. Burgred mi ha pagato per tenere i nemici lontani da due zone. Leather Chester e il forte di Templebrough. Ok, questa è una cosa molto importante. Cioè, il fantacalcio stesse zitto. Ok, bene. Ora sono benvenuto a Tornastyr. Anche se Tonna non si è comportata benissimo, eh. No. Pessima idea, Panzerotto. Adesso te ne farò pentire. Posso ammazzare Tonna davvero? Porterò la tua testa ai Ragnarsson. Impareranno a non sfidarmi mai più. Ah!
Ho ammazzato Tonna! Non ci voglio credere, raga. Ho ammazzato Tonna! Sì, vabbè, non è che Rapid dovete riversare tutti su di me, eh. Andiamo da Sigurd, va. Sigurd, ho ammazzato Tonna. Che cosa ne facciamo di Tonna? Scommetto le mie palle... Ma è già morta Tonna! ...a Burgred, dandogli nostre notizie. Non la rivedrai più, a meno che tu non parta per Helheim. Ritirerò il mio... Non la rivedrai proprio più, punto! Contrattare è completata. Dos puntos talento. Più salute. Più 5.0 resistenza sugli attacchi pesanti. Sì, assolutamente. Ok, io direi di ripulire un attimo questa zona dai misteri dei manufatti. Shiropershire. Ma che cazzo si dice? Oh, i bambini. Sono solito evitare i danesi, ma tu sembri piuttosto amichevole. Ho visto un angelo. Già parti male, bimbo. Fidare? Sfidiamolo. Ottimo tiro. Che io sia dannato. Hai ridotto quel fantoccio a un mucchio di paglia. Bel colpo, danese. Che io sia dannato. Hai ridotto quel fantoccio a un mucchio di paglia. Oh, bene. Hai proprio... Dai, sarà una cagata, dai. Dai, ma che cagata era? Ok, ragazzi, qua in questa zona possiamo uccidere lei. E fare anche razzia qua. Bene. Il mistero è qui. Che c'è? Calmo, bambino. Ragazzo. Lo sterco di vacca che tiene in quelle casse ormai si è... Lo sterco di vacca è anche assai buono rispetto allo sterco di altri animali tipo il mio gatto, quindi... Devo fare attenzione. Temo che devo fare. C'è qualcosa che non va. Cioè prendere queste casse e portarle fuori, ho capito. Sembra una trappola. Che ci sta ancora. C'è altro? Un momento. C'è qualcosa che non va. Sì, qua, questo. Che gioia! Oh, il finito. Il che giungeva dalle casse. Non c'è più il puzzo di merda ora. Questo sporco mi è davvero utile. Le mie frecce sono più letali se le intingo nello sterco. Sulle sporche le sue frecce sono più letali, fantastico. Lasciami alla mia ambrosia di eroico sterco. Presto. Cosa ho fatto? Porco! Sono fradicio! Acqua, detesto! Ecco dove era il trucco. C'è da farlo lavare così. Dai, no, queste storie sono ganzissime, ragazzi, no, va detto. Difficile da capire, ma poi ganze quando le giochi. Vabbè. Basta buttarti in acqua, capito? Mi verrebbe da dire che l'acqua era più sudicia di lui e comunque sia, secondo il gioco, si è pulito. Ok. Sembra anche tipo... fatto di acidi che si muove così. Ok, mo testa il nostro obiettivo. E c'è anche una ricchezza vicino, quindi due piccioni con una fava. Ma che bel villaggetto. Questo sa invece di Assassin's Creed Liberation nella palude, cioè, gli assomiglia veramente tanto. Utbeck, area vetata, sicuro. Lo sapevo, ragazzi. Ma vado dritto all'obiettivo. Eccola qua. Beh dai, non mi pare tutta questa potenza qua. Oh, quanta cazzimma ci ha messo. Dai lo Gifu. Ora sono qui. Mi sa che è sta smuerta. Un altro. Sentite, ma avete veramente rotto i coglioni. Il signore ci sostiene. Oh, perché gli attacchi pesanti sono tra un po' peggio di quelli leggeri. Oh, vita. Raga, quelli con l'arma lunga li soffro veramente. E adesso ti si ritorce contro. E rimani impalato come un coglione. Confermiamo il killaggio. Oh,
Che brutta visione. Ma non riuscirai a scovarci tutti. Non scaverai. Ah, lo dici tu che non ci riusciremo a sconfiggervi tutti. Invece sì, perché se lo gioco non si completa. Peccato perché era anche una bella donna. Magari 10 anni fa. Quindi signori, rimanendo in zona, abbiamo queste due ricchezze e questa razzia. Potenza stimata 20, quindi riusciamo a fare tutto tranquillamente. Oh, aumentiamo le razioni. Vai! E anche i braccioli. Meno abbiamo più salute. Alla ricchezza ce l'ha proprio lui. Il brandito. Vai! Non l'ho neanche scalfito. Maledette le armi lunghe. Cosa fai? A cosa sventoli? Al vento? Sto arrivando. Oh, che è? Cura. E ora sei senza difesa, fra. E ora lo prendi. E anche tu, banditore. Ehi! Sei finito. Ciao. No, perché devi rompermi i coglioni, fra? Dai, fuori. Ti strapperò le dita. Mettiti e muori. Ciao. C'è un botto di cose da raccogliere. Alta ricchezza qua. E questa non è una persona, ma sta lì dentro, per fortuna. Ciao. Sì. Domani. Qua dentro. Che bello che è sto forziere. 2 punti talento. Più tutta sta roba, più resistenza a distanza. Sulle frecce, sui coltelli serve sempre. Ok, manufatto. Rovine della villa di Graziano. Oh, un nome a modo, un nome che si possa comprendere finalmente. C'è un manufatto qua dentro. Un serpente, bastardo. Ti troll. Cos'è questo dolore alla... Manufatto romano. Ok, tu che vuoi? Ma che cazzo? Ma te sei matto? Ho un fastidio alla testa. Ma sei serio? A quanto vedo è solo un taglietto. Ma come può uno vivere così? Ma muori dissanguato. Hai un'ascia in testa. La rimuoverò, ma sappi che presto ti attende un'altra vita. Direi. Poi c'è, sta bene, tranquillo, parla a modo. Boh, rimuoviamo l'ascia. Hai battuto un amico. Oh... Fine. Un cerchio alla testa completata. Punto reservation qua sopra, signori. Dovrebbe essere in cima a questa statua. Esatto. Sincronizziamoci. Oh, che bello il foro romano, chiamiamolo così. Ricchezza qua. E razzia totale poi. Ah, sta sott'acqua. Ok, bene così. Prenda forziere. Preso tutto. Bellino questo posticino qua. Perfetto per farci la zia, ragazzi. Una storia dell'isola di Eli. Oh, ecco qua. È il tastino che mi serviva. Ricchezza qua dentro? Non si può entrare. Ehi là. Forza apertura. Ti prego, aiutami. Andiamo. Grazie. Porta bloccata, non più. Che questa. Poi dai coglioni. Qualcuno che venga da una mano. Grande, vieni.
materiali grezzi, tutto fa. E usciamo. 59 metri sopra, un'altra casseruola, bottino, chiamatelo come volete. Sta qua dentro. Ho bisogno di una mano, fra. Se aspetti, magari. Grazie. Ah, ci stavano aspettando, Ma noi non siamo mica preparati. Guardatemi le spalle. Ehi, scoglia così. Yeoman, che cazzo sei, Yeoman? Sembra tipo il nome di una moneta. Vai. Oh, come ti permetti? Chi ti ha dato il permesso? Yeoman. Ehi. Vai. Muori. Andiamo. Sempre materiali grezzi, ragazzi. Due sono andati. Vincere. Fuori. Dai, coglioni. Terzo barile. Dentro la chiesa. Il tempio, quello che è. Dammi una mano, qui. No! Un altro Yeoman! Colpo potente. E muori. Dai. No. No, 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 no. C'è un gran bottino. Muori. Forziamo l'apertura anche di questo forziere. Ehi, deve essere il tesoro. Grazia, signore, completata. Siamo molto ricchi adesso. C'è un libro qua sotto. Devo andare esattamente all'entrata della caverna. Allora, sotto il monastero, da questa parte, c'è questa entrata. Vamos. E questa porta da sfondare. Sopra. Questa altra porta. Altra abilità. Balzo delle valchirie. Ok, missioni, ragazzi. Voci delle decestre. Prossima missione. Prima di chiudere questo sesto appuntamento, sta esattamente qui. A Tamworth. Questo è la missione. A posto. Che ci sta qua sopra. Ovviamente quando il mistero qualcuno vuole parlare. Ti prego, non distrarci. Stiamo cercando di risolvere un problema. Ovvero? Questo è Ivar, è uguale. Dobbiamo dare fuoco alla casa. C'è qualcosa da cogliere. C'è da ottenere le frecce fiammeggianti. E da quel che ricordo, a Tamworth ci sono delle torce dove accenderle. Eccole. Oh, finalmente. Praticamente dovete salire sul cavallo e mirarci. Tutto qua. Buono. Vieni, novellino. Oh, bene così. Ci ho avuto un po' per capirlo, Eccoci. Chi sei? Io sono tuo padre. Cheat. Sì, per la gloria di Dio padre. Ehi, non vuole aprirsi. Grazie al cazzo, ci vuole la chiave. Però adesso ricordo, ragazzi, che c'era quei mobili dietro da spostare. Oh, sì, sono stati bruciati, fantastico. Oh. Bene. Apri di sesamo. Non c'è un cazzo. Forziere. Vabbè, grazie che mi date delle robe da rubare. Forziere. Poi che c'è? Cerca nei barili. E anche qui! Pensate! Qua. Per forza. Vabbè, ovvio che non te la mettono davanti, no? Distruggiti. Nelle sacche. Oh, la chiave della porta. Almeno quello. Che cazzo nascondo una chiave della porta nelle sacche?
aver preso l'ascia con me sapendo che questo... No, dai. A posto, completato. Togliete veramente dai coglioni. Stolto più stolto parte 1. Voglio più vedere. Ma mi sa che ci sarà una parte 2. 5 years later. Ha finito di bruciare sta casa. Oh, c'è una ricchezza qua. Mi sa che ci sarà da fare a botte con qualcuno. Sono sicuro, sicuro, sicuro. Campo di Glenford. Ne ero sicuro, signore. Ma si può razziare questo posto? Oh sì, oh sì. Bene. Si va prima, no? Minchia, un po' di meno, Dai, balestriere. Su, succiami il cazzo. Non si può dire? Non lo so. Fatto sta che l'ho detto, ok? Cazzo! Raga, ma che bug! No, vabbè, questo è assurdo. Vabbè, è Assassin's Creed, ragazzi, Ho visto di peggio. C'è tutto quanto per solo questo episodio qua. C'è tutto questo per un lingotto in carbonio. Dai. Un altro bastardo con le frecce. Oh. Ehi. Ne ammazzati due. No, ragazzi, ho cominciato il gioco un'altra volta, non ci voglio credere. Cioè, era un fondo. Era un fondo la razzia. Vabbè, e la taglio finita, perché tanto ormai quello che ce la prende l'avevo preso. 5 years later. Ok, ragazzi, dopo averla rifatta da capo, maledetto lui, chiedo di essere a posto. Anche perché qua non c'è rimasto veramente nessuno. E allora testa a Ivar. Eccola qua, le Decestre, la cittadina. Che oggi non so che città possa effettivamente essere. Tanto va trovato Ivar, che palle. Per assonanza mi dovrebbe dire Lester. Però non ne sarei così sicuro. Do cazzo sarà Ivar? Tanto ora, c'ho 2 punti talento. Andiamo a spenderli. Più 2 danni colpi alla testa, sicuro. Quando sono accovacciato e non individuato, evidenza automaticamente le vinci, sicuro. Balzo delle Valchirie. Lanciati in aria e a terra schiantando i tuoi amici. Beh, mettiamola alla X, dai. Ok, l'ultima spiaggia è arrivare fino in cima a quella torre lì. Dai, su. Tanta cazzimma. Oh, aspetta, c'è una nuvoletta, quindi può darsi che sia lui davvero. Eccolo. Ciao, Ivar. Giusto in tempo, avremmo iniziato l'assalto senza di te. Vai, non mi dispiace, A Templebro hai visto Ubba e Sigurd? Non ci sono andato. Ok, andiamo a trovare indizi, magari anche senza farci beccare. Quindi ecco, le esche e le panchine potrebbero essere delle soluzioni. Tanto più vicino c'è questo. Anche perché se mi metto ad attaccare la gente non so veramente quanto possa sopravvivere, a dire la verità. La chiesa è ho già visto. Fantastico. Proverò un'altra via. Ok, raga, non è gente difficile da ammazzare, però rompe coglioni. Però a me piace fare a botte. Ok, loro non ti attaccano. Cioè, sono piuttosto le pippe, però hanno difficoltà a perdere. Parte lui. Trovare gli indizi. Interessante, questo è da rompere. Ok. Era quello che stavo cercando. Apriamo da dentro. E giù. Qua cosa c'è? Hanno messo dei manoscritti. Parecchie scorte. Casse di cibo e di scorte. E anche della ricchezza. Ira di scavi, non ho arma. Ok, la chiesa è stata ispezionata, mancano le terme. E anche magari il punto d'osservazione. Mi sa che è esattamente qua sopra. Perché non ti arrampichi? Bravo.
Synchronization, almeno ce la togliamo dalle balle. Di LED eccestre. E qua c'è veramente tanta roba, raga. Mo' andiamo alle terme. Che ricordano molto, guardarle, il mercato che c'era in Revelations. Queste devono essere... Ha questa forma particolare. Devo fare un modo per entrare. Tanto qua ormai a noi la furtività è andata a puttane, quindi ciao. Questi qua sono molto tosti. Mi sono scansato per tempo. Ma sono belle queste terme. Qua sono di Uncharted. Ragazzi, rivedo altri capitoli, altri giochi in ogni cosa che faccio. È incredibile. Deve crollare a terra. Ehi. Ehi. 3. Minchia, ma ha già finito il vigore con 3 colpi pesanti. Ma Fright, dai. Madonna, te con l'arco ha veramente rotto i coglioni. Ciao. È stato un non piacere. Sta tutto là sopra. Dove cazzo devo andare? Forse qua dentro. Esattamente. Devo leggere questi. Un gatto! Però non è tutto. Allora, quello che abbiamo trovato... Allora, quello che abbiamo trovato è qualcosa, ma non è tutto. Perché c'è qualcosa di là. Ce l'ho, ce l'ho. Dimmi che si possa aprire. Sì. Non era questo quello che mi serviva, no? Sì, è qua sopra però. Ma non in questa stanza. Ci prende il nervoso. Eccola, eccola. Dimmi che ti può aprire, per favore. Vabbè, è sbloccato. C'è un... Perfetto. Eivor. Oh. Temevo fossi uno di loro. Celobert. Ah. Il bambino che non vuole ammazzare nessuno. Speravo di poter trovare Burgred e di convincerlo ad arrendersi. Ma non, Matt, non ammazzeresti mai. Come lo sai? Ok. Lui ci guiderà. E noi lo dovremo proteggere perché lui, dal suo canto, come dice lui, come lui stesso afferma, non è capace. Anzi, più che non è capace, non vuole ammazzare gente. Il che è ancora più ridicolo. Inchinati al Signore. Dai. Fuori a quelli. Oh, che bello, è partito l'assedio, sì. Vi prego, prendiamoci sta città. Onyx? Non gli toglie tutta la vita, però. Quasi. Calpesta. Calpesta. Tutto questo non ho ancora perso vita. Tanto da calpestare. No. Sì. Minchia, ragazzi, quanti ce n'è. Sei ferito? Parlami. No. Credo di no. Mio Dio. Ma sei tre vichini. Come ti aspettavi che finisse, frate? Non avevi scherzare. Dio, padre, concedimi la salvezza. Ecco la salvezza. Sei un incosciente, Ivar. Cioè, Olbert poteva morire. Chi sono io per impedire a un ragazzo di farsi crescere un paio di palle? Però su quella ragione. Lady Athelsweet, la moglie di Burgred, è a Templebrew. Cercherò di... Andiamoci a Templebrew, va. Io resterei un secondo. Cos'è? Figlio di unta? Vabbè, io l'ho ammazzato così anche inconsciamente. Ah, oddio, ma era il secondo obiettivo dell'ordine. E io non me ne sono neanche accorto. Cioè, l'ho fatto fuori proprio così rapidamente. Unta, figlio di unta. Cioè, il padre si chiama come il figlio. Vai fuori un altro, signori. 2 punti talento. Più 4 danni pesanti, sì. Più danni abilità, sì, sicuro.
35 di potenza, vamos. Minchia ragazzi, quanta ricchezza che c'è qua. Tanto partire da questa. Vado a raccogliere questa e poi chiuderemo qui l'episodio, ragazzi. È qua però sottoterra. L'ingresso è qua e basta, solamente fare così. Minchia che posto torrido che è. Però ragazzi, c'è un manufatto qua dentro, il che andrebbe assolutamente preso. A posto. Vabbè, poi così inutile non era. Un altro manufatto romano. Studio di Ratae. Aspetta, aspetta. Qua c'è un simbolo degli assassini. Potrebbe condurci dove stiamo chiedendo di andare. Vai. Ma che bel posticino. Allora, l'armatura sta a 30 metri. Allora, qua ci sta l'armatura, sicuro. Armatura o arma, quel che sarà. Guanti degli occulti. Pagina del codice. E qua dovrebbe starci la ricchezza. L'ultima cosa. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo sesto appuntamento con Assassin's Creed Valhalla. Davanti a questo tempio io vi lascio. Grazie davvero, lasciate like e iscrivetevi al canale, ragazzi, è il minimo, è il minimo. Ci vediamo col settimo, dove andremo avanti in questa lunga rincorsa a Burgred. Grazie ragazzi.